C'è una domanda cruciale per i manifestanti ambientalisti che da ormai 4 giorni presidiano l'area di Piazza Cittadella a Piacenza. L'abbattimento degli alberi per lasciare spazio al parcheggio interrato sarà sospeso fino al 10 settembre, data di discussione in tribunale del ricorso presentato da Legambiente e 11 residenti. Arriva la risposta della sindaca Katia Tarasconi. Intanto in Piazza Cittadella il sit-in prosegue. La sindaca risponde ai manifestanti. Ancorché il dispiacere sia ovviamente in primis nostro sull'abbattimento di questi alberi, sia un iter, quello di Piazza Cittadella che è partito tantissimi anni fa e di cui questa città ha bisogno di decoro, ha bisogno di bellezza davanti al Palazzo Farnese, abbiamo bisogno anche del parcheggio, ma non è il parcheggio il tema è avere una piazza davanti a Palazzo Farnese che sia bella, che sia vivibile dalle persone. Un minimo tentativo di mediazione però pare esserci. Secondo me quello che si può pensare di fare è, avendo delle novità, cioè Piazza Casali, che ha già una progettazione che sta arrivando ad essere definita, ovviamente quello che possiamo pensare di fare è cercare di fare un master plan che tenga insieme Piazza Cittadella con Piazza Casali, con le esigenze odierne della cittadinanza, quindi il tema verde, il tema panchine, il tema dell'ombra, ma non è scontato che si riesca, ci si prova. Tarasconi puntualizza che attorno all'ex biglietteria non ci sono alberi classificati come monumentali. Non si deve fermare il cantiere perché le tempistiche, questa città aspetta ormai da troppi anni che quel comparto di città venga riqualificato. Ieri con Matteo Bongiorni si pensava, ad esempio, di poter piantumare sempre lì in zona qualche albero che non sia, diciamo, piccolo, ma di partire da qualche albero un po' più robusto per andare a compensazione.